L'Inter del dopo Bologna ha fermato Ronaldo, silurato Galante, rilanciato Moriero. Zanetti a sinistra e marcatura su Vasari, un Inter molto vicino a quella di Simoni, con difesa a tre inizialmente a zona, ma il primo contropiede del Cagliari lascia il segno. Vasari, De Patre di testa, la respinta di Pagliuca, Muzzi, dopo tre minuti il Cagliari è in vantaggio, il 12° gol in campionato per Roberto Muzzi. 8° minuto, punizione di Roberto Baggio, Arpiona Coè, la palla sul palo. 17°, prima ammonizione di O'Neill. 19°, gomiti duri su Baggio, seconda ammonizione, cartellino rosso, 30 Lange, assediato dopo l'espulsione dell'uruguaiano. Prova a dilagare l'Inter, Zanetti sulla sinistra, servito da Simeone. Scarpi c'è, poi Zanoncelli, così, sul fondo. Alla mezz'ora, Roberto Baggio. Scarpi non ci arriva ed è l'1-1. Rivediamo ancora la punizione precisa di Roberto Baggio. Esce poi Moriero, inserisce Ventola, Lucescu, ma non è una mortificazione. E qui c'è l'ammonizione per Colonnese che salterà la prossima partita. Al 42°, Vasari, Muzzi e osservate che Tekel da difensore a Pagliuca. Con le immagini montate da Oreste Franceschi siamo nella ripresa, dilaga, è devastante Simeone in questa seconda parte della gara. Prova l'assist su Zamorano e Scarpi c'è. Poi ancora Simeone. Roberto Baggio cerca la botta piazzata, ma è bravissimo Scarpi a deviare. Poi Roberto Baggio, calcio di punizione, prodezza ancora di Scarpi, sfortunato, la palla torna in campo e Šimić regala il 2-1 all'Inter, il primo gol del difensore croato con la maglia nero-azzurra. Ancora Baggio, Coè di controbalzo, Simeone di testa, Cavezzi prova a parare ma la palla ha già varcato la linea bianca, il gol del 3-1. Rivediamo ancora da quest'altra angolazione la parata di Cavezzi. Non c'è più il Cagliari, dentro Abejon per lo stesso Cavezzi e c'è solo l'Inter, ma c'è soprattutto Roberto Baggio. Pennella così per Diego Simeone, il gol del 4-1, doppietta per l'argentino, terzo gol in campionato. Rivediamo ancora e vediamo come Simeone angola questo colpo di testa. Scarpi nulla può. Roberto Baggio dentro per Zamorano che supera Scarpi di slancio, prova il cross, si rifugia in calcio d'angolo Zanoncelli, esce Zamorano perché è stirato, entra Pirlo al suo posto ma avrebbe dovuto rilevare Baggio. E Baggio regala così il quinto gol, la seconda perla personale alla 32° minuto, il velo di Simeone dopo l'avanzata di Zanetti e poi c'è Grassadonia che va a stuzzicarlo. Non sappiamo perché, fatto sta comunque che Baggio segna così il quinto gol, un'altra domenica nel suo segno che direttamente o indirettamente è entrato in tutte e cinque le marcature dell'Inter, causando anche l'espulsione di O'Neill. Lucescu ha cambiato in corsa l'assetto della squadra che a San Siro dimostra di essere irresistibile, tridente o non tridente, cogliendo la quinta vittoria interna consecutiva. 8ª sconfitta esterna del Cagliari che troppo presto ed in vantaggio ha perso O'Neill, un prezioso punto di riferimento, smarrendo la fiducia e la consapevolezza nel colpaccio. A te la linea, Giampiero. Grazie, Marco.